Oggi quindi continuiamo il lavoro che abbiamo iniziato mercoledì scorso sulla simulazione, sulla risoluzione del tema d'esame di luglio, luglio 2021. E quindi cerchiamo di terminarlo oggi, sapendo che poi lunedì invece risolveremo la simulazione d'esami, che è la seconda simulazione d'esame di quest'anno, che metà di voi ha fatto ieri, l'altra metà farà questo pomeriggio. Allora, tanto per ricordarci, noi avevamo già risolto quasi completamente il punto 1 e eravamo arrivati al punto in cui potevo inserire un numero minimo di recensioni, selezionare un anno, creare il grafo corrispondente e, dato un grafo, potevo scegliere un utente. In questo caso c'è qualcosa che, aspettate un attimo che non quadra, proviamo a prendere dei dati, quelli dell'esempio 2007, Alexander. Quindi ricreiamo il grafo, un certo Alexander che da qualche parte ci sarà. Ok, e ci eravamo lasciati per ragioni di tempo con un'interfaccia che non era ancora molto pulita, stampava la lista dei vicini, mentre in realtà che sono corretti, Stevie, Christine, Jake e c'è ancora in mezzo Alicia, che sono questi quattro qua, vedete sullo sfondo abbiamo Jake, Steve, Alicia e Christine. Bisogna solo stamparli in modo più decente, anziché semplicemente con una print line. E poi l'altra informazione che il testo richiedeva, andiamo a vedere se richiedeva davvero il testo. Torniamo al punto, l'ultimo punto. Stampare se esiste l'utente più simile collegato U con grado di similità maggiore. Nel caso in cui sia più di un utente che abbia lo stesso grado, stamparli tutti. Quindi, ad essere precisi, qui non mi dice di stampare il valore di tale grado di similarità. Non sembrerebbe richiesto, anzi non è richiesto. Quindi l'esempio che c'è sotto fa vedere che mi stampa anche il grado 2, ma in realtà non è richiesto effettivamente dal testo di stampare questo grado. Questo mi semplifica la vita. Poi, per carità, per debugging può essere utile averlo, ma se no, per implementare la specifica, basterà prendere questa collection vicini e iterare su questa collection. Quindi abbiamo un txt result utente simile, set text, impostiamo un testo iniziale dicendo questi sono i vicini utenti più vicini a, e stampiamo il nome di questo utente, UU, a capo, magari mettiamo due a capo, così lasciamo una riga vuota, e poi for utente U2, due punti vicini, utente a user in realtà, aggiungerò result.appendText il nome di questo signore, u2.toString. Qui, puramente per stampare in un modo leggibile, vediamo se funziona, chiudo l'applicazione, la riavvio, scelgo sempre 200, sempre 2007, crea grafo, cerco il nostro Alexander e chiedo i suoi simili, che ovviamente ho dimenticato di andare a capo. Ok.
facciamo i soliti passaggi. Ok, questo è un output già più ragionevole, no? I calcoli li avevamo già fatti tutti la volta scorsa, questa è solamente una questione di visualizzazione. Per quanto, quindi questo completa, dovrebbe completare il punto 1, salvo un paio di dettagli, ad esempio il fatto che cosa succede se l'utente clicca su alcuni bottoni nel momento sbagliato. Allora, nel primo caso, se clicco su crea grafo senza aver selezionato entrambi i campi, l'avevamo implementato, devo inserire un numero valido, inserisco un numero valido e poi mi dirà che devo inserire un anno valido, eccetera. Però se io premo utente simile prima di aver scelto tutto il resto, prima di aver creato il grafo, vedete che c'è una null pointer exception sullo sfondo che viene generata perché non ho fatto nessun controllo in questo caso. Ok? Allora, come richiesta del testo, nessuna eccezione deve essere generata dal programma e quindi bisognerà gestire anche questo caso. Questo bottone utente simile può svolgere la sua funzione se il grafo è stato creato e se l'utente ha selezionato una voce dalla tendina. Ok? Quindi io posso andare a verificare, cosa capita? Io potrei probabilmente andare a verificare semplicemente se l'utente ha selezionato una voce dalla tendina, perché nel caso in cui non abbia creato il grafo la tendina è vuota e quindi l'utente non può selezionare nulla. Quindi in questo caso il fatto di creare il grafo, il fatto che la creazione del grafo popola la tendina mi fa sì che se io riesco a selezionare qualcosa dalla tendina, implicitamente sono sicuro che il grafo è stato creato, quindi non ho bisogno di un controllo in più. Quindi, però il controllo sul fatto che l'utente U esista, ovviamente devo farlo, quindi se U è un U è null, allora dovrò dire, guarda, non puoi, set text, devi selezionare un utente dopo aver creato il grafo. Barra n ed esco return, non vado avanti in questo metodo ovviamente, quindi lo riavviamo e quindi se l'utente prova a cliccare su utente simile prima di aver fatto tutta l'altra fila non ci riesce. Creando invece il grafo, la tendina a questo punto è popolata ma non ho ancora selezionato nulla, quindi continuo a avere lo stesso errore. Se invece seleziono qualcosa, vabbè, andrà avanti. In alcuni casi vedete che ci sono degli utenti, questo qua di Jennifer che avevo scelto a caso, che non hanno adiacenti, quindi non sono stati creati archi intorno a quell'utente, quindi chiaramente non avrà utenti vicini. In molti casi il massimo del peso è univoco e quindi ci sarà un solo risultato, e quando invece più di un vicino condivide lo stesso peso avremo restampi di più valori. Ok, con questo diciamo così abbiamo concluso il punto 1, abbiamo verificato tutti i possibili errori e abbiamo implementato correttamente l'algoritmo. Possiamo passare al punto 2. Un altro modo, solo per inciso, di evitare quella null pointer exception che avevamo prima poteva essere quella di disabilitare il bottone utente simile. No? Quindi anziché dire ti lascio premere il bottone e verifico se era lecito che tu lo premessi, a monte dico non te lo lascio premere. Quindi questo bottone poteva nascere in uno stato disabled e bastava semplicemente nel metodo initialize del controller aggiungere un set disabled true a quel bottone e poi nel momento in cui popolo la tendina, quindi alla fine del creagrafo, lo riabilito e quindi non lo rendo cliccabile se so che non avrebbe senso cliccarlo in quel momento. Questo ovviamente non mi esime dal verificare se l'utente è nullo, perché anche se il bottone è abilitato devo
verificare che ci sia almeno una voce. Cioè, anche se il grafo è creato, l'utente poi deve scegliere un utente. Quindi un altro modo di gestire gli errori, quando si può, è prevenirli. Fare in modo che l'utente non possa fare un'azione. Questo richiede due righe di codice, però in realtà richiede un pochino più di tempo, perché bisogna andare nell'FXML a dare un ID al bottone per poterlo abilitare o disabilitare, cosa che con questo FXML non era fatta. Però sono soluzioni tutte valide. Ok, veniamo invece al lavoro di oggi, che è quello della simulazione. Andiamo un po' a provare a leggere questo lungo testo cercando di capire cosa si sta chiedendo. L'agenzia di marketing vuole condurre interviste ai clienti dei ristoranti e bar presenti sulla piattaforma per tracciare un profilo, eccetera, eccetera. Si vuole creare un programma, qui veniamo al dunque, che permette all'agenzia di simulare tale analisi in modo tale da poter pianificare in anticipo il numero di dipendenti da coinvolgere e il tempo necessario per portare a termine il lavoro. In particolare, il programma dovrà svolgere le seguenti funzioni. Allora, mi chiede di inserire due numeri che con molta fantasia sono stati chiamati X1 e X2. X1 è il numero di intervistatori disponibili e X2 sono gli utenti da intervistare. Il numero di utenti da intervistare deve essere minore o uguale al numero di utenti inclusi nel grafo costruito al punto 1, cioè il numero di vertici del grafo. Okay, il grafo ha un vertice per utente e quindi stiamo dicendo che X2 deve essere compreso tra 1 e il numero di vertici, minore o uguale. Mentre il numero di intervistatori è sempre molto minore del numero di utenti da intervistare. Questo molto è tra parentesi, perché essendo una cosa qualitativa non c'è un coefficiente vero e proprio da verificare, però è minore. Quindi l'utente dovrà inserire due numeri, X1 e X2, dove abbiamo detto che X2 è compreso tra 1 e il numero di vertici e X1 è compreso tra 1 e X2. E questa è una verifica che dovremmo fare in fase di simulazione. Ogni intervistatore intervista al massimo un utente al giorno e ogni utente viene intervistato al massimo una volta durante l'analisi di mercato. Inizialmente l'agenzia assegna ad ognuno degli X1 intervistatori un utente diverso da intervistare il primo giorno, scegliendo a caso tra gli utenti inclusi nel grafo costruito al punto 1. Ok, quindi il primo giorno io ho X1 intervistatori e intervisteranno X1 utenti ciascuno. Sicuramente, per come abbiamo definito X2, non riescono il primo giorno a intervistarli tutti e se ne scegliono sotto insieme. Gli X2 sono scelti a caso, dice, tra il grafo, tra i vertici del grafo. Alla fine di ogni giorno, quindi compreso il primo, ogni intervistatore relaziona all'agenzia e il suo lavoro in vista della giornata successiva. Nel 60% dei casi l'intervistatore ha portato a termine la propria intervista e l'agenzia gli assegna un nuovo utente da intervistare il giorno successivo. Quindi io avevo intervistato l'utente Jennifer al giorno 1, nel 60% dei casi dico va bene, l'intervista è conclusa e quindi l'agenzia mi dice domani dovrai intervistare Alexander. Il nuovo utente assegnato è sempre, se possibile, l'utente non ancora intervistato, più simile a quello appena intervistato, ossia quello con grado di similarità maggiore come calcolato nel punto 1D. Quindi qua riusiamo praticamente gli stessi calcoli che abbiamo fatto prima. Nel caso in cui ci sia più di un utente con lo stesso grado di similarità, l'utente da intervistare è scelto a caso da questo insieme. Quindi abbiamo già il metodo che ci calcola i simili e lo riusiamo. Nel caso invece in cui non ci siano utenti simili, ad esempio perché l'utente in questione non è collegato ad altri vertici o perché tutti gli utenti collegati sono già stati intervistati, il nuovo utente da intervistare è scelto a caso tra tutti gli utenti ancora da intervistare. Quindi qui abbiamo una scelta che può avvenire in tre modi diversi. La prima è: scelgo il vicino che ha la maggior similarità, se ce n'è uno solo prendo lui. L'algoritmo sarà leggermente diverso dal metodo che abbiamo già, perché qui dobbiamo scegliere non tra tutti i vertici adiacenti, ma solo tra quelli non ancora intervistati. Quindi bisogna un po' modificarlo. Se ce n'è uno solo che ha quel valore massimo, prendo lui. Caso 2, se ce n'è più di uno che ha quel valore massimo, scelgo a caso.
tra quelli che hanno il valore massimo. Caso 3, il metodo di ricerca del valore massimo non mi restituisce nulla perché non c'è più nessun vertice da intervistabile, oppure non c'erano vertici e basta, e allora scelgo a caso tra l'intero grafo esclusivamente quelli che ho già scelto. Quindi ci sarà un po' di insiemistica da fare. Questo avviene nei casi normali. Poi abbiamo altre due possibilità. Nel 20% dei casi l'intervistatore ha portato a termine la propria intervista ma chiede un giorno di ferie per il giorno successivo. Vabbè. In questo caso l'agenzia concede il giorno di ferie e non assegna nessun nuovo utente all'intervistatore per il giorno seguente. Al giorno seguente invece si procederà alla scelta dell'intervistato secondo i criteri del punto 1, che a questo punto verrà scelta al 100%, cioè vuol dire se alla fine di una giornata io nel 20% dei casi dico domani voglio riposarmi, ok, però domani sera sono sicuro di assegnarti un intervistato, non c'è più l'altro 20% in cui domani eventualmente potrai nuovamente, e questo intervistato te lo assegno con lo stesso meccanismo. 60 più 20 fa 80, c'è ancora un 20% dei casi in cui l'intervistatore non è riuscito a portare a termine la propria intervista. In questo caso proverà a intervistare, cioè a finire l'intervista, lo stesso utente il giorno successivo. E quindi il giorno dopo viene di nuovo schedulato su di lui e quindi non viene scelto un nuovo utente. Queste sono le regole con cui alla fine di una giornata si pianificano le interviste della giornata successiva. Quindi vediamo già che la variabile tempo è una variabile discreta che va a giornate. Possiamo avere un contatore, giorno 1, giorno 2, giorno 3, su cui andiamo ad accatastare gli eventi. Punto D ci dice cosa dobbiamo calcolare. La simulazione termina quando l'agenzia, grazie al lavoro dei suoi dipendenti, riesce a intervistare esattamente x con 2 utenti. Al termine, quindi quando ho intervistato l'x2esimo utente, mi fermo. Al termine della simulazione si stampi il numero di utenti intervistati da ogni intervistatore, quindi per ciascun intervistatore devo ricordarmi quanti ne ha intervistati, e il numero di giorni che sono serviti per portare a termine l'analisi di mercato, cioè a che giorno sono arrivato qua, prima di raggiungere esattamente x con 2 utenti. Allora, questo mi fa capire anche quale tipo di informazione mi serve. Sembra complicato da leggere, ma poi alla fine sono tanti casi, no? Ciascuno semplice da gestire, solo che ce ne sono un po' tanti. Allora cominciamo a tradurre questi ragionamenti in codice, o perlomeno facciamoci un'idea. Faccio una classe simulatore, un'idea di quelle che sono i tipi di eventi, quelle che sono i dati su cui dobbiamo lavorare. Quindi noi come sempre abbiamo i dati in ingresso, abbiamo i dati in uscita, abbiamo il modello del mondo e la coda degli eventi e poi il tipo di evento. Allora, i dati in ingresso è facile, sono x con 1 e x con 2. E ovviamente il grafo, no? Il grafo però farà parte del modello del mondo, in ridondo. I dati in uscita da calcolare sono, mi diceva, per ogni giornalista, per ciascuno degli x1 giornalisti, dimmi quanti utenti ha intervistato. Allora, cosa sono per noi questi giornalisti? Beh, questi giornalisti potrebbero essere identificati da dei numeri. O facciamo una classe giornalista con un ID dentro, oppure semplicemente prendiamo un numero intero. Ok? Quindi noi possiamo decidere, lo metto qua come commento al modello del mondo, i giornalisti sono rappresentati da un numero
compreso tra 0 e x con 1. O da 1, vogliamo mettere 1? Uguale, dipende se lo vogliamo comprendere x con 1, 0, x con 1, meno 1. Sono x con 1 giornalisti diversi, posso creare x con 1 oggetti diversi, posso prendere oggetti integer oppure creo una classe, dipende un po' se voglio ricreare la classe per maggiore chiarezza. Che informazione devo avere su questi giornalisti? Ognuno deve ricordarsi non chi ha intervistato, ma quante persone ha intervistato. Quindi effettivamente potrebbe essere utile avere una classe giornalista che abbia un primo ID numerico e poi un numero di intervistati, così lo vado a incrementare ogni volta. Questo vuol dire che mi faccio una classe giornalista che contiene questi due campi. Private int id e poi private int conteggio o numero intervistati. Quindi all'inizio della simulazione dovrò crearmi il mio parco di giornalisti assegnando a ciascuno un ID diverso e poi via via dovrò incrementare questo numero. Quindi in termini di oggetto possiamo, della source qua sopra, creare un costruttore cui passo semplicemente l'ID, perché il numero intervistati lo metto 0. Poi posso avere i metodi getter se mi servono, get id e get numero intervistati. Poi io il set numero intervistati non lo metterei, metterei semplicemente un metodo incremento, così non faccio casino. Public void incrementa numero intervistati. E sarà this.numero intervistati più più. Allora, questa classe giornalista fa parte del modello del mio mondo e anche del risultato calcolato. Mettiamola dove vogliamo, nel simulatore, visto che sarà una lista di giornalista, che chiamiamo giornalisti. Dentro abbiamo gli ID, di cui non ce ne può fregare di meno, e il numero invece di intervistati. I dati in uscita ovviamente saranno anche questa lista giornalista. Quindi la usiamo sia per far evolvere il mondo, diciamo che forse è più opportuno metterla nei dati in uscita, questo, che non nel modello del mondo, perché in realtà la simulazione potrebbe andare benissimo avanti senza contare il numero di intervistati, non ci servirebbe. Però l'altro dato da calcolare qual è? È il numero di giorni che sono serviti a portare a termine l'analisi di mercato, e quindi il tempo massimo di simulazione, private int, diciamo numero giorni simulati. Ok? Poi il modello del mondo cosa deve ricordare? Quindi che cosa mi sta dicendo il simulatore in ogni istante di tempo? Se io voglio fotografare il sistema, dovrò sapere ogni giornalista chi sta intervistando, questo decidiamo se metterlo nel modello del mondo, in una struttura dati o dentro l'oggetto giornalista, oppure dentro la coda degli eventi. Ci ragioniamo un attimo quando pensiamo agli eventi. E l'altra cosa importante che mi serve sapere è chi sono le persone già intervistate e chi no.
Okay? Ad esempio, può essere utile, mi serve sapere quante persone ho già intervistato e chi, in modo tale che quando l'insieme delle persone intervistate raggiunge ISCON2 come dimensione, mi fermo. E in ogni caso so che le persone che ho già intervistato non sono più da intervistare. Quindi, io lo vedrei esattamente come un set di utente, user, che sono i intervistati. Gli utenti già intervistati. Questo set parte vuoto e poi man mano che ne aggiungo, lo aggiungerò qua, e quando lo aggiungo devo fare in modo che questi utenti che sono stati aggiunti non vengano mai più selezionati. Dimmi. Sì, allora, quello che dice lui è, stai dicendo, non è necessario, no, costruirmi un set a parte, io potrei andare nella classe user e aggiungere un attributo booleano, intervistato sì, intervistato no. Ok? È possibile, ma è un pochino andare a, diciamo, sporcare il modello, perché questa classe qua contiene esattamente i campi che corrispondono al database. E contiene i nodi del grafo. Allora, immaginiamoci quel grafo lì che verrà usato magari in tante elaborazioni diverse. Noi stiamo facendo un simulatore che si basa su quello, ma potrebbe essere usato per molte altre cose. Allora, se noi andassimo ad aggiungere degli attributi alla classe utente ogni volta che qualcuno ha bisogno di salvarsi delle informazioni, questa classe utente avrebbe dei dati che sono quelli veri del database e tutta una serie di dati accessori che servono ad altri algoritmi. No? Questo diventerebbe poco, cioè, è sicuramente fattibile tecnicamente, però secondo me diventa un pochino, diciamo, disordinato. Invece, se avessi bisogno di aggiungere dei dati significativi, probabilmente converrebbe creare una sottoclasse di user in cui aggiungo dei variabili, delle variabili. Invece in questo caso mi serve solamente quell'informazione, se è intervistato o no, e quindi magari me lo memorizzo separatamente, esternamente, un'informazione che serve solo al simulatore. Solo mentre lavora, tra l'altro, neanche alla fine. Però non è vietato anche fare l'altro. Ok, gli eventi adesso. Gli eventi possono essere diversi, creiamo la solita classe evento. E soprattutto event type. Quali possono essere i tipi di eventi che vogliamo, che dobbiamo simulare. Allora, l'evento, partiamo dal caso normale. Il caso normale è un utente a cui viene assegnato per un certo giorno una persona da intervistare, un utente da intervistare. Quindi questo è un evento, tu dovrai intervistare una certa persona. Quindi da intervistare. In modo che poi quando estraggo questo evento elaboro il fatto che lui sia stato intervistato e poi decido che cosa fare dopo. Che cosa fare dopo può essere da intervistare una persona nuova, quindi mi va bene sempre questo evento, e questa persona la scelgo in modo diverso, però sul punto 1, tutte le varie casistiche del punto 1, qua, nel 60%, del 60% dei casi, alla fine esco sempre con l'evento, c'è una persona, ho scelto una persona da intervistare. Punto 2, no? Ok, quindi genero sempre solo quell'evento. Quando finisco di intervistare uno, decido chi intervistare dopo. Il modo con cui l'ho scelto
chiaramente dipende, cioè, devo gestirlo dentro l'elaborazione dell'evento, ma non mi cambia l'effetto finale, che è sapere chi devo intervistare domani. Poi abbiamo il caso 3, l'intervistatore non è riuscito a portare a termine la propria intervista, quindi domani dovrà di nuovo intervistare lo stesso. E allora può darsi che vada bene sempre da intervistare, semplicemente domani dico sempre lo stesso utente. E poi il caso 2 invece è quello un po' più strano, perché domani non devo intervistare nessuno. Allora potrei avere un evento, faccio ferie, e poi domani sera deciderò che utente intervistare, con dei criteri diversi, perché lì non si applica più la differenza tra 60-20-20%, ma si va sicuramente nel primo blocco. Quindi tu domani fai ferie. Mi pare che gli eventi fondamentali siano questi due. E quali sono i campi, gli attributi dell'evento? Il tempo, si va per giorni, quindi prendo semplicemente un intero che rappresenta il giorno, chi devo intervistare, e chi è il giornalista che lo deve intervistare. Tu domani intervisti costui o costei, questo utente. Oppure domani non intervisti nessuno perché fai pausa, ma comunque ti devi ricordare chi avevi intervistato prima, perché ti serve per scegliere chi intervistare dopo. Mi pare che questi siano i campi essenziali che servono sull'evento. Ci generiamo il costruttore. Ci generiamo i getter. Normalmente questi eventi sono classi immutabili, quindi non mi serve implementare i setter. E poi devo ordinarli per data. L'evento deve essere una classe ordinabile, quindi deve implementare un bel comparable di event. E ovviamente questo implica che devo implementare compare to other.giorno meno this.giorno. Dimmi. È positivo se il secondo è maggiore del primo, mi dà un valore positivo, quindi se l'altro viene dopo mi dà un valore positivo. Ok? È giusto. Allora, la coda prioritaria mi estrae ogni volta il valore minimo, quello che è il valore minimo, quindi quello che, la cui sottrazione è negativa. Sì. Sì. Quindi così. Vedi cosa capita a non delegare. Avevo in mente di dire facciamo integer.compareTo. Ok. Fatto questo, torniamo sul simulatore. Quindi la coda degli eventi sarà semplicemente una priority queue di event, e la chiamiamo coda.
Dimmi. Il tipo di evento, sì, grazie. Certo, perché io ho definito i tipi possibili, ma mi sono dimenticato di indicare il tipo, e quindi devo anche aggiungerlo nel costruttore. Type uguale type, e nel getter. Grazie. Ok. Simulatore. Allora, avremo principalmente i tre metodi, il costruttore, public, simulatore, che decidiamo se dobbiamo farci qualche cosa dentro o no. Poi avremo il metodo initialize e capiamo che parametri deve avere, e il metodo run. Che sono entrambi tipicamente void. Oltre a questi avremo dei setter per i dati in ingresso e dei getter per i dati in uscita. Quindi questi ci possiamo far generare da Eclipse, i setter e i getter. I dati in ingresso sono x1 e x2, quindi li posso impostare, beh, qui posso fare sia in lettura che in scrittura. E invece i dati in uscita sono la lista di giornalisti e il numero di giorni. Quindi ho un get giornalisti che mi restituisce la lista, la quale dentro avrà i numeri di intervistati. Numero di giorni, ho cliccato sulla casella sbagliata. Get numero giorni, che mi darà il numero giorni di simulazione, e poi get set di x1 e x2, che sono il numero di intervistatori e il numero di intervistati. E questi sono fatti. Ci rimangono i metodi principali. Allora, di quale informazione ha bisogno il simulatore per poter lavorare? Beh, il simulatore avrà bisogno sicuramente del grafo. Ok? Quindi, quando creo il simulatore, gli passerò il grafo. Grafo di user, virgola, default weighted edge. Grafo che il costruttore si affretterà a memorizzare da qualche parte, perché poi servirà ai vari metodi. Quindi tra i dati, diciamo così, che fanno parte del modello del mondo, anche se non dobbiamo fare evolvere perché è costante, ci sarà il grafo. Questo qui. E quindi lo salviamo. Così il simulatore sa accedere al grafo. Poi, e glielo passa tranquillamente il modello. Poi possiamo decidere quando settiamo i valori di x1 e x2, possiamo decidere che li settiamo nel costruttore, possiamo decidere che li settiamo nell'init. Possiamo decidere che l'utente deve ricordarsi di settarli prima con dei setter. Io un pochino per proteggere il programmatore li metterò nell'init, così sono obbligato a specificarli. Non li metterei nel costruttore per il semplice motivo che io sullo stesso grafo potrei voler fare diverse simulazioni con diversi valori di x1 e x2, quindi volendo la classe simulatore posso riusarla più volte. Ogni volta però reinizializzando il modello del mondo, i visitati, eccetera, eccetera. Quindi ricevo questi due parametri, che ovviamente salverò, dis.x1 uguale x1, dis.x2 uguale x2, e poi inizializzo sia i valori di output che il modello del mondo.
che la coda degli eventi. Ok? Allora, inizializzare i valori di uscita al modello del mondo significa creare, partiamo dal modello del mondo, creare l'insieme di intervistati, che sarà inizialmente un insieme vuoto. Quindi creiamo des.intervistati uguale new set di user vuoto. Magari chiamiamola S7. Tanto gli user arrivano dal grafo, quindi nascono già come set, mi va bene travasarli poi poco per volta in un set. Poi il numero di intervistati non mi serve perché sarà semplicemente la size di questo. Numero di giorni lo metto a 0 perché non ho ancora cominciato a simulare manco il primo giorno, quindi mettiamolo a 0. E poi ci sono i giornalisti da creare. I giornalisti, devo creare questa lista e metterci dentro x con 1 elementi. Quindi creo la lista dis.giornalisti uguale new array list di giornalisti e poi dentro questa lista aggiungerò for id int id del giornalista che va da 0 fino a x con 1 aggiungo this.giornalisti.add un nuovo giornalista con questo id e automaticamente questi oggetti vengono creati nuovi ex novo e avranno un contatore di intervistati pari a 0. Ok, quindi parto sapendo, creando i giornalisti. Ciascun giornalista avrà 0 intervistati al proprio attivo e l'insieme di intervistati è un insieme vuoto. Quindi mi sembra siamo pronti per partire con la simulazione. Per farlo devo caricare la coda con le interviste del primo giorno. Le interviste del primo giorno cosa sono? Inizialmente, questa frase qua ce lo dice, l'agenzia assegna ad ognuno degli x1 intervistatori un utente diverso da intervistare il primo giorno scegliendo a caso tra gli utenti inclusi nel grafo costruito al punto 1. Quindi dal vertex set devo scegliere x1 elementi, ciascuno dei quali diventa intervistato. X1 elementi chiaramente diversi tra di loro. Qui mi dice a caso, quindi potrei al limite dire, visto che quello è un set, prendo i primi x1 elementi, non c'è nessun criterio particolare. Oppure uso il random per estrarre ogni volta un elemento da quella collection. Devo fare attenzione che una volta che ho estratto qualche cosa non lo devo più mettere assolutamente tra quelli, non devo più considerarlo nelle estrazioni successive. E quindi dovrò subito metterlo dentro gli intervistati che sono, diciamo così, la mia blacklist delle persone da non prendere più. Io quello che sto pensando è di fare un metodo che prenda una lista di utenti, il set degli intervistati e mi estragga a caso uno degli utenti della lista che non sia negli intervistati. E questo lo userò diverse volte, lo uso qui, lo uso anche dopo quando devo scegliere tra i più gettonati, tanto già il metodo che mi ritorna alla lista. Potrebbe essere utile separare tutto questo calcolo dei random da qualche parte. Io me lo sto immaginando così, poi magari le soluzioni possono essere anche diverse. Io mi sto immaginando un metodo del tipo privato,
la mettiamola in fondo, i metodi privati, così non mescoliamo le cose. Seleziona intervistato, non int, scusami, un user. Seleziona un intervistato e io ti do una lista, una collection di user, che poi sarà un set, sarà una list, magari dipende dai casi, per ora scrivo collection, poi vediamo, la lista e il set di user che sono quelli già intervistati. Beh, in realtà non ne ha bisogno perché può usare direttamente il campo this. Quindi, qui mettiamo un commento. Seleziona uno user, un intervistato, dalla collection specificata, dalla lista specificata, evitando di selezionare coloro che sono già in this.intervistati. Quindi io la prima volta gli passo il vertex set del grafo e dico dammi un utente. Gli intervistati saranno nessuno, ne prendo un utente a caso dal set. La seconda volta gli dirò, gli passo sempre il vertex del grafo e gli dico dammi un utente. E lui mi cercherà tra tutti i vertici tranne gli intervistati. Questo lo posso fare ad esempio prendendo la lista di utenti, convertendola in un set e facendo la differenza tra insieme. No? Se io faccio lista è genericamente una collection, ok? Io posso dunque costruirmi un set di user mettendoci dentro la lista. È set, in realtà devo fare un hash set, ad esempio. E quindi ho un set insiemistico in cui ci metto dentro questa lista. Magari era già un set, non lo so, è una collection. A questo, visto che è un set, posso rimuovere remove all tutti quelli che sono già stati intervistati. Allora, questo mi dà l'insieme dei potenziali candidati. Io lo posso chiamare set di user candidati uguale a questa espressione qua. Perché non ti piace? Remove all come restituisce can convert from boolean. Ah, non è intervistati, come si chiamavano? Perché dice che è boolean? Allora, intervistare set di user. Remove all, cannot convert from boolean to set users. Cosa ho fatto? Perché ritorna boolean. Remove all ritorna boolean. Ah, perché cancella il set. Modifica il set stesso, giusto? Non ricordavo. Quindi remove all. Quindi devo fare così. E poi così. Giusto? Sì. Remove from the set, ok, sì, sì. Pensavo che restituisce un set nuovo senza gli elementi, invece no, modifica il set esistente. Quindi crea un set che sia la copia della lista e poi, così non vado anche a modificare la lista stessa, ci mancherebbe,
e poi cancello gli intervistati. A questo punto ho un set e devo estrarre un numero casuale tra 0 e gli elementi di questo set. Quindi sarà map.random, userò map.rand che mi restituisce un numero reale, oppure potrebbe essere anche se non vale un next int, giusto? Sotto random. Random.next. No. Vabbè, sentite, faccio quello che mi ricordo. Mat.random è un numero tra 0 e 1. Lo moltiplico per x con, per il numero di int. No, per la dimensione dell'insieme, perché devo scegliere da questo insieme, quindi candidati.size, e questo ovviamente lo converto in intero, e lo memorizzo in elemento scelto. Ci sono le parentesi così, se no. Quindi prendo un numero tra 0 e 1, lo moltiplico per la size dell'elemento, troverò un numero tra 0 e size, 0 compreso, size escluso, tronco l'intero più vicino e mi darà il numero d'ordine. Questo mi dice qual è l'elemento che ho scelto. Adesso l'unico difetto è che l'elemento candidati non ha il get, no, non ha il metodo get, perché essendo un set, il set non può prendere gli elementi per ordine, quindi dovrò magari lo traduco in una lista e poi prendo l'iesimo elemento. In realtà potevo bastare, probabilmente facevo prima fare una lista qua. Quindi list di, creo una lista di utenti a partire dai candidati, e di questa lista, array list, posso prendere quello scelto. Return. Questi sono i classici metodi sporchi, no? dove alla fine devi lavorare con i dati, e per quello li metto in una procedura separata, no? Cercato di evitare cicli for che contano gli elementi, prima identificando quali elementi devo scegliere e poi scegliendone uno. Questa probabilmente sarebbe da testare un pochino, questo metodo. Ma mi dà l'idea di che cosa mi serve. Quindi è un metodo per selezionare un candidato prossimo dalla lista che gli passo. Sarà solo perché metodo. Allora, adesso a questo punto io posso popolare, siamo nel metodo init, ho aggiunto i giornalisti, quindi queste righe vuote non mi servono, e adesso precarico la coda. Carica la coda, significa ci metto dentro per ogni giornalista l'intervista che deve fare il giorno successivo. Quindi vado a prendere i giornalisti, or giornalista G della lista dei giornalisti, scelgo l'intervistato, dal mio metodo, come si chiamava, scegli seleziona intervistato tra tutti, this.grafo.vertexset, e in teoria questo user intervistato mi dà un tipo di utente.
Allora devo dire, ok, tu, giornalista G, intervista questo signore domani. E mi registro il fatto che questo è avvenuto. Quindi come prima cosa questo utente intervistato non deve più essere selezionabile, perché sennò in questo stesso ciclo for, quando carico gli eventi iniziali, dentro la lista, le sedi intervistati devono andare a finire quelli che so già che intervisterò, non quelli che ho già finito di intervistare, perché non devo mai selezionare due volte lo stesso. Quindi, prima di tutto, intervistati.add di questo intervistato qua. Così non lo scelgo più. E se ho detto che questo è stato intervistato, ne tengo conto. Quindi dico che il nostro giornalista può benissimo incrementare il numero di intervistati. E poi schedulo l'evento affinché nel giorno 1 termini l'intervista, conduca l'intervista di questa persona. Quindi this.queue, add, new event, e questo evento cosa contiene? Conterrà il tempo, che è il giorno 1, il primo parametro di evento è il giorno, il secondo è il tipo di evento da intervistare, il terzo era il giornalista, o il terzo era l'intervistato, il quarto è il giornalista, ok. Quindi intervistato è intervistato, il quarto è il giornalista G. Quindi io prepopolo la coda, dentro questa coda ci andranno a finire tanti eventi, uno per ciascun giornalista. E ciascun giornalista si porterà dietro un intervistato che abbiamo scelto a caso. Ok. Adesso non ci rimane che l'esecuzione della simulazione, come se fosse poco. Okay. Nel metodo run definisco l'elaborazione della coda e le condizioni di terminazione. Quindi il metodo run è il classico while disk.queue, scusa, is empty, finché non è vuota la coda, posso andare avanti, e l'altra condizione di terminazione è finché non ho intervistato almeno con una persona. Giusto? Quindi e il numero di persone intervistati, intervistati.size, è minore di x con 2, che è il mio numero di persone che voglio intervistare alla fine. Perché se non fosse minore, fosse già uguale a questo, io posso fermarmi, perché l'ho già intervistato, ho già intervistato che mi interessava. Oppure può capitare, con l'altra condizione sulla coda, ci può comunque essere, perché magari il tipo di connessione del grafo è tale per cui non riesco più a intervistare nessuno, anche se dovrei ancora intervistarne. Non dovrebbe succedere, ma... Quindi questa è la condizione di terminazione, che non va sul tempo, non va solo sull'esaurimento degli eventi, ma va sulla dimensione di una struttura dati che ogni volta cresce un pochino, perché ogni volta che aggiungo una nuova persona. Ok, fatto questo, elaboro l'evento, estraggo l'evento, quindi event è uguale use.queue.poll, estraggo l'evento e poi elaborerò questo evento. Ecco, questo è il momento per aggiornare anche la durata della simulazione. Ricordiamoci che noi dobbiamo anche calcolare il numero di giorni della simulazione, che sarà ovviamente il valore massimo, no? Il valore di
dell'ultimo evento che ho estratto. Visto che il tempo è crescente, io posso semplicemente aggiornarlo come e.getGiorno. La prima volta estrarrò tutti gli eventi con giorno 1, vabbè, ma poi quando arriveranno i 2, i 3, i 4, so che li estraggo in ordine crescente, quindi l'ultimo che estraggo rimane memorizzato qua dentro, che è il valore finale. E poi elaboro. Quindi process event die. Questo è il nostro cuore della simulazione che si appoggia ovviamente, questa è la mente, il braccio è la process event che deve fare tutto il lavoro. Privata, void, che dovrà gestire una serie di casi, abbiamo due tipi di eventi possibili, quindi tipicamente abbiamo solito switch su i.getType, e a seconda che il tipo di evento sia da intervistare oppure ferie, faccio cose diverse. Due punti, non un punto e virgola, scusate. Ok? Allora, nel caso di ferie è facile, perché se io sono in ferie domani dovrò allora facciamo prima il caso generale. Caso generale da intervistare, questo da intervistare può svolgersi in tre modi diversi, abbiamo detto, a seconda che 60%, 20%, 20% delle casistiche. Allora, per far questo mi estraggo un numero casuale tra 0 e 1. Quindi estraggo un double, chiamiamolo caso, uguale math.random, e quindi nei tre casi ci cado se caso è minore di 0,6, faccio il caso 1, altrimenti se caso è minore di 0,8, 0,6 più 0,2, sono nel caso 2, altrimenti sono nel caso 3, rispetto a quelli scritti nel testo. 60%, 20%, cioè 0,8 meno 0,6, restante 20%. E qui cosa faccio? Beh, devo scegliere anche qua, ogni volta ho estratto l'evento da intervistare, dovrò decidere chi intervistare al giro dopo. Cambia il modo in cui lo intervisto. Allora, 0,8 è facile da gestire perché lo 0,8, no scusate, è l'ultimo. No, sia il 2 che il 3 sono facili da gestire. Perché il 2 dice fai ferie, il 3 dice continua con lo stesso utente. Allora, continuo con lo stesso utente vuol dire domani intervisto di nuovo lui. Quindi rigenero, rischedulo per domani un evento uguale a quello che avevo oggi, col giorno incrementato. Quindi nel caso 3 è facile, domani continuo con lo stesso. E quindi aggiungerò alla coda un nuovo evento che di fatto copia quasi tutti i campi dell'evento attuale tranne il giorno. Quindi sarà e.getGiorno più 1, e. Vabbè, il tipo è sempre da intervistare, il
l'intervistato è sempre e.getIntervistato e l'intervistatore, il giornalista, sarà appunto e.getGiornalista. Non devo aggiornare il set degli intervistati perché l'ho già fatto, l'ho già messo prima, non devo incrementare il numero di persone intervistate, semplicemente replico domani quello che è successo oggi. Domani può capitare di nuovo, e qui non, in questo caso 3 non c'è la clausola per cui il giorno dopo di sicuro proseguo, no, il giorno dopo sono di nuovo nella roulette 60-20-20. Caso 2 è altrettanto semplice, faccio esattamente la stessa cosa, rimando a domani la scelta. Sceglierò domani. E quindi metto in coda l'evento ferie questa volta, non da intervistare, dicendo che domani non fai nulla ma però dovrai scegliere. Quindi è uguale a questo, però l'evento non è da intervistare ma l'evento sarà ferie. Non scelgo adesso chi dovrò intervistare dopodomani, lo sceglierò domani sera, perché nel frattempo magari altre persone vengono scelte, vengono intervistate da altri, no? Quindi mi conviene sempre ritardare il più possibile la scelta. E questi sono i due casi semplici. Il caso complicato è il caso 1, in cui devo andare a vedere innanzitutto se l'utente attuale ha dei vicini, degli adiacenti non ancora visitati, non ancora intervistati. Se li ha, tra questi deve scegliere il max come peso. Se il max contiene più di un elemento, deve scegliere uno a caso tra questi. Se invece non ha vicini, allora se ha dei vicini, uno alla fine lo scelgo, vicini non ancora visitati, che sia l'unico che ha il max oppure uno a caso tra i max esistenti. Se invece non ha vicini, vicini non ancora visitati, lo devo scegliere sull'intero grafo. Allora, scegliere sull'intero grafo il metodo ce l'ho già. Devo invece fare il metodo che vada a scegliere tra, non tra un'intera lista, ma tra gli adiacenti di un vertice. Quindi posso farmi un metodo simile che non prenda una lista ma prenda solamente un vertice di partenza. Seleziona adiacente da un utente. Cosa faccio? Mi vado a prendere i suoi vicini, tolgo quelli già visitati e vedo se ne restano. Giusto? Allora, vado a prendere i vicini, quindi avrò una lista di user che sono i vicini graphs punto graphs PHS punto neighbor list of il mio vertice U, list.grafo U. Questi sono i vicini. Da questi vicini devo togliere quelli che sono già stati intervistati. Quindi vicini.remove all list.intervistati. Devo togliere gli intervistati prima di calcolare il max, ovviamente. Okay? Perché se calcolo il max, poi può darsi che il max lì sia già stato intervistato e quindi alla fine poi non lo posso scegliere e non so chi ho in seconda posizione. Quindi tolgo gli intervistati, calcolo il massimo. A questo punto questi vicini possono essere vuoti o no? Li ho cancellati tutti o no? Possono essere vuoti o già perché lo erano, perché magari quel nodo non ha adiacenti,
oppure aveva degli adiacenti, non è un nodo isolato, ma tutti gli adiacenti sono già stati intervistati. Allora, in questo caso posso ritornare null if vicini.site uguale 0, return null. Questo capita, mettiamo delle graffe, dai. Questo capita quando? Quando non aveva, era nodo vertice isolato, oppure tutti adiacenti già intervistati. Tolto questo caso particolare, di nuovo ho un elenco vicini, devo calcolare il max, quindi ridurre questo elenco solamente a coloro che hanno il valore massimo, è un po' noioso, int double max uguale 0, for user v, vista per vicino, vicini, if, qui devo andare a prendere il peso dell'arco è graphs.get, no scusate, è this.graph.get grafo, get edge weight dell'arco che collega U a V, this.get edge this.grafo get edge tra U e V. Allora, se sta roba qua mettiamola in un double, quindi prendo l'arco tra U e V e chiedo qual è il suo peso. Se questo peso è maggiore di max, allora max uguale peso. Vabbè. E a questo punto devo creare una nuova lista che contiene solo i vertici di vicini che hanno questo peso max. Quindi creo una nuova lista dei migliori, come array list, e ci copio dentro, ci metto dentro solamente i vicini che hanno quel peso lì. Quindi farò il nuovo ciclo su vicini, mi vado a riprendere il peso, e a questo punto se manco punto virgola, manco dei punti virgola in fondo, se questa volta questo peso è uguale al max che ho calcolato, allora tu sei tra i migliori. Questo vicino è tra i migliori. Questa lista, costruzione, non è mai vuota, può contenere un elemento solo o più di uno. In ogni caso ne devo restituire uno a caso tra quelli esistenti. Quindi posso fare la tecnica di prima, scelto uguale int mat.random, per migliori.size. Anche nel caso del genere in cui migliori fosse 1, migliori.size vale 1, moltiplico per un random tra 0 e 1 mi dà un valore tra 0 e 1, al prossimo int mi dà 0, e quindi 0 è esatto, è il primo e unico elemento, è l'indice del primo e unico elemento. Quindi basta semplicemente ritornare
vicini, migliori, punto get di scelto. Dato un vertice, faccio tutto questo lavoro per trovare un singolo arco che abbia peso massimo, che non sia ancora visitato e che tra i suoi pari venga scelto casualmente. Dimmi. No, non dovrebbe, perché allora la domanda è se questo remove all può dare un'eccezione se io non ho vicini. Se non ho vicini ho, non ho una lista vuota, quindi una lista vuota posso fare remove, vuota era, vuota rimane. Ovviamente tutto questo stiamo scrivendo codice, poi bisognerà testarlo, no? Ma volevo arrivare almeno a vedere cosa fare qui. Perché a questo punto, avendo faticato tanto sotto, abbiamo la vita più facile. Io mi chiedo, allora, io qui devo scegliere uno a caso, ok? Tra i vicini. Posso scegliere tra i vicini? Posso usare quel criterio? Vediamo, user, vicino, uguale, scegli, come si chiama quel metodo che abbiamo scritto? Seleziona adiacente. A chi? All'utente, quindi e.getIntervistato. Allora, se riesci a selezionarlo, bene, sei a posto. Altrimenti lo scegliamo tra tutti i vertici del grafo. Quindi if vicino, diverso, vicino, se per caso invece diciamo così, se l'hai scelto, bene, se no, se fosse null, sceglio tra tutto il grafo, vicino, uguale, seleziona, intervistato da tutto il grafo. Che è il metodo che abbiamo usato prima. Quindi selezione adiacente gestisce tutta una serie di casi particolari. Non ha vicini, non ha vicini, ha dei vicini ma sono già stati visitati, ha un max, ha dei max multipli a pari merito, e lui o ritorna il vicino o ritorna null. Se null vuol dire che non posso scegliere tra i vicini, devo scegliere tra il grafo. E la funzione per scegliere tra il grafo ce l'avevo già e la riuso. E allora alla fine cosa vuol dire? Che io domani dovrò intervistare questo qui, che ho scelto tra i vicini o ho scelto nel grafo. This.q.add new event dove il giorno è il giorno più 1, il tipo di evento è da intervistare, chi devo intervistare, il vicino, chi lo intervista, me. E punto get giornalista. E devo ricordarmi di considerare questo vicino come intervistato. Quindi this.intervistati add vicino e ricordarmi che io come giornalista ho intervistato una persona in più. Quindi e.get giornalista punto incrementa numero di intervistati. Quindi questo sembrava un caso abbastanza contorto, se lo leggiamo qua sembra semplice, perché con tanta pazienza siamo andati a spezzare le parti più complicate dentro delle funzioni sotto e abbiamo cercato di non perderci nella gestione del tutto. Adesso qui probabilmente ci saranno qualche baco, ci sarà di sicuro, un'ora e mezza di codice senza sbagliare non è data, ovviamente, poi va completato, ma alla fine si tratta solamente di agganciarlo al modello. No? Però l'algoritmo di simulazione, questo era abbastanza contorto, più della media, diciamo, ma il trucco secondo me è quello di non scrivere tutto il codice nello stesso metodo, ma cominciare a spezzarlo.
le parti più noiose, più brutte, più diciamo, di elaborazione delle liste, degli elementi, eccetera, separatele, in modo che nel codice di più di alto livello si veda solamente la parte di logica, cioè che cosa vogliamo fare sulla base di che cosa facciamo le scelte. Poi questa qua magari non funziona. Io già ho pensato che questa qui ha dei bachi, perché se per caso non trova nulla si pianta, no? Perché questa funzione di selezione intervistato non concepisce che il risultato sia vuoto, invece prima o poi magari può diventare vuoto. Vabbè, saranno dei null pointer selfie da sistemare. Però la logica, sistemiamo le funzioni, ma la logica dovrebbe rimanere abbastanza in piedi. Ok? Allora, io adesso vi salvo chiaramente questo codice e poi datemi un giorno o due per completare l'esercizio, agganciarlo semplicemente al controller. E nel controller dobbiamo aggiungere ancora quel controllo che abbiamo detto a parole, iscon 1 compreso tra 0 e iscon 2, e iscon 2 compreso tra 0 e il numero di vertici. Ok? Allora, noi poi ci rivediamo ancora per l'ultima volta lunedì, dove vedremo insieme il risultato di oggi, che guarda caso contiene una simulazione anch'esso di nodi, quelle un po' contorte, tanto per allenarci. Ok, allora vi ringrazio, se non ci sono domande vi saluto.